Un dolore insopportabile, uno strazio che appartiene ad un'intera comunità. Inaccettabile dover dire addio così a due giovani strappati alla vita nel modo più tragico e cruento. Chissà quante volte in quella piazza Annunziatella Antonio Pizzuto e Antonino Capolingua si erano ritrovati con gli amici per le feste di carnevale, per assistere a qualche spettacolo o semplicemente per trascorrere qualche ora in allegria. Ieri quella stessa piazza è stata purtroppo il teatro del loro ultimo viaggio. Un destino disgraziato li ha attesi all'alba di lunedì in quella maledetta curva di Caposchino. Erano insieme anche ieri, uno a fianco all'altro, in quei feretri avvolti dalla folla. Tutta brolo, ma non solo. La comunità di un intero Interland ha voluto stringersi attorno alle famiglie di Antonio Pizzuto e Antonino Capolingua. Una lunga celebrazione funebre accompagnata da un unico pesantissimo senso di dolore e da una cristiana rassegnazione ad una volontà spesso troppo oscura e incomprensibile per le famiglie, per gli amici, per gli uomini costretti a fare i conti con un dramma così grande. Come ha detto il parroco, padre Donato Marino, nella sua omelia, ogni parola inutile rischia di diventare banale. Al funerale, tra la folla, c'era anche gente che probabilmente nemmeno conosceva i due giovani o i loro familiari, ma che ha voluto comunque condividere il dolore per una tragedia che ha scosso davvero tutti. Toccante il saluto rivolto dall'altare da un amico dei due ragazzi, ricordando momenti passati tra sogni e progetti di vita. Ha parlato anche il sindaco di Brolo, Irene Ricciardello, con la voce rotta dalla commozione, a nome della comunità, quella stessa comunità che adesso, dopo i giorni del lutto, vuole lottare e sperare al fianco della famiglia degli altri due giovani feriti nell'incidente, i fratelli Gabriele e Francesco Fioravanti. Gabriele è stato sottoposto ad intervento chirurgico a Messina, le sue condizioni sono serie, ma il giovane sembra reagire positivamente. Stazionario il quadro clinico del fratello Francesco, tenuto in coma farmacologico a Villa Sofia di Palermo. I medici confidano che il vasto ematoma alla testa possa gradualmente ridursi per consentire loro di intervenire.